Per vedere l'esatta esecuzione delle tecniche, puoi sempre fare riferimento alle immagini in formato PDF e ai video esplicativi in formato MOV che puoi scaricare al seguente indirizzo: http://bit.ly/ondafortuna. Prima tecnica. In questa prima tecnica sperimenterai la tua vita che dalla tua nascita fino a oggi è sempre stata dotata della fortuna che scegli. La prima cosa da fare è scegliere la fortuna di cui vuoi essere dotato, cioè scegliere la qualità costruttiva imprescindibile grazie alla quale potrai raggiungere il successo o l'obiettivo che ti sei prefissato, in qualsiasi campo. Ricorda che l'onda della fortuna è una concentrazione di linee favorevoli nello spazio delle varianti. Non è sufficiente perciò esprimere un vago desiderio del tipo «voglio essere fortunato nel lavoro» oppure «voglio essere fortunato in amore» e neppure «voglio vincere alla lotteria». È necessario focalizzare con precisione sia l'obiettivo che vuoi raggiungere, sia le qualità che vuoi sviluppare per cavalcare l'onda della fortuna verso il tuo obiettivo. Con la scelta di un obiettivo definito e di una qualità definita, inizi già, con le parole del transurfing, a sintonizzare la frequenza dell'energia dei tuoi pensieri su una determinata zona nel settore delle varianti. Tale qualità deve essere una singola qualità, il che significa che puoi replicare questa e la prossima tecnica su tutte le singole qualità che vuoi possedere. Il mio consiglio è di procedere a una sincera autoanalisi. Stendi poi un elenco di qualità che vorresti possedere sulla base degli obiettivi che ti vuoi prefiggere. Gli obiettivi possono essere di tutti i tipi e le qualità analogamente variegate. Alcuni esempi. Obiettivo di tipo professionale. Voglio creare un'azienda di successo. Qualità da possedere. Capacità di attrarre denaro. Carisma. Capacità decisionale. Essere libero dalle influenze negative. Obiettivo di tipo sentimentale. Voglio trovare la donna, l'uomo della mia vita. Qualità da possedere. Autostima, spigliatezza, fascino. Obiettivo di tipo caratteriale. Voglio smettere di vivere in modo rabbioso. Qualità da possedere. Autocontrollo, pensieri positivi, fiducia negli altri. Tra le qualità elencate, scegli quella che senti come la primaria, quella senza la quale sei certo che non potrai mai raggiungere il tuo obiettivo. Potrai poi ripetere la tecnica anche sulle altre qualità successive, una alla volta. Scegliere la qualità principale ti permetterà di focalizzarti sulla principale linea favorevole dello spazio delle varianti. E quando l'energia finisce in un settore dello spazio delle varianti, prende origine la realizzazione materiale della data variante. Quando hai scelto l'obiettivo e la qualità primaria, riprendi l'ascolto di questa tecnica guidata. Siediti comodamente, oppure sdraiati a pancia in su. Chiudi gli occhi.
visualizza una grande X davanti a te, posizionata a circa 10 centimetri. La linea destra della X si estende dalla tua spalla destra al tuo piede sinistro. La linea sinistra della X si estende dalla tua spalla sinistra al tuo piede destro. Sposta leggermente lo sguardo verso il punto immaginario in cui le due linee della X si incontrano e resta in questa posizione per i prossimi 10 secondi. Così hai stimolato la visione integrata e profonda dei due emisferi cerebrali e sei ben centrato per la tecnica. Mantieni gli occhi chiusi. Visualizza per qualche secondo la qualità che hai scelto. Prova a visualizzarne la parola e tienila in mente. Se ti sembra di non riuscire a visualizzare, non importa. Continua a restare centrato sulla parola, come se riuscissi a visualizzarla. Domandati adesso, se questa qualità fosse un colore, che colore sarebbe? E prova a visualizzare il colore. Domandati adesso, se questa qualità fosse un suono, che suono sarebbe? E prova ad ascoltare quel suono. Domandati adesso, se questa qualità fosse un materiale, che materiale sarebbe? E immagina di toccare quel materiale. Inizia ora a respirare in modo naturale, non forzato. Nel modo seguente, quando inspiri, immagina che l'inspirazione non entri dalle narici, ma dal punto che si trova circa due dita sotto la base della gola. Per individuare il punto esatto, fai riferimento alle immagini che puoi scaricare all'indirizzo internet che ti ho dettato prima. Quando espiri, immagina che l'espirazione non esca dalle narici, ma dal punto che si trova circa due dita sotto l'ombelico. Fai sempre riferimento alle immagini per individuare il punto esatto. Immagina che questi due punti, sotto la base della gola e sotto l'ombelico,
siano due vortici. Il primo assorbe, il secondo espelle. Quando inspiri, il vortice sotto la gola incamera ogni stress e ogni tensione. Quando espiri, il vortice sotto l'ombelico rilascia ogni stress e ogni tensione, rilassando completamente il corpo e ripulendo completamente la mente. Continua a far pratica con questa tecnica di respirazione per i prossimi 30 secondi. Inspira e nel vortice sotto la gola incamera ogni stress. Espira e dal vortice sotto l'ombelico rilascia ogni stress. Inspirando in camera. Espirando, rilascia. Riprendi la consueta respirazione con le narici. Inizia a visualizzare, a creare la tua vita che possiede fin dalla tua nascita la qualità che vuoi avere. Fin dalla tua nascita hai sempre posseduto questa qualità e grazie a questa qualità la tua vita ha sempre meravigliosamente cavalcato l'onda della fortuna. Inizia a guardare la tua vita fin dalla tua infanzia, dotata di questa qualità. Osservala in modo distaccato, come se la stessi guardando su uno schermo, come se fosse un film che viene proiettato davanti a te. Com'è la tua infanzia con questa qualità? Come sono i tuoi genitori? Osserva gli episodi che caratterizzano la tua infanzia. Se la qualità che vuoi possedere è la capacità di attrarre il denaro, osserva sullo schermo di fronte a te la scena di te stesso bambino che trovi in terra casualmente un portafoglio. Lo porti ai tuoi genitori e scoprite insieme che dentro ci sono 500 dollari. Ascolta i suoni della loro felicità, le loro risate, i complimenti che ti fanno. Percepisci la tua gioia e la tua sicurezza di essere fortunato per natura. La sensazione che il denaro ti cada dal cielo. Se è l'autostima la qualità che vuoi sviluppare, osserva sullo schermo di fronte a te la scena di te stesso bambino mentre i tuoi genitori ti fanno i complimenti per l'ottimo lavoro che hai fatto a scuola o mentre le tue maestre si complimentano con te davanti a tutta la classe perché hai scritto il tema migliore o hai fatto il disegno più bello. Questi sono solo esempi. Visualizza l'episodio della tua infanzia che vuoi tu.
non deve essere assolutamente un episodio che è capitato realmente. Non deve appartenere alla tua vita biografica. Deve appartenere all'immaginazione creatrice del tuo pensiero, all'energia che con il tuo pensiero stai emettendo e con la quale ti stai sintonizzando sulla variante che hai scelto tu. La cosa importante è che mentre visualizzi, mentre guardi da fuori il tuo film, ne osservi le immagini, ne ascolti i suoni e ne percepisci le sensazioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in terza persona, se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress ed espirando rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress. Entra ora nel tuo film. Se fino ad ora hai guardato questa scena in terza persona, avvicinati a essa fino a entrare nello schermo, fino a diventare quel bambino. Osserva la stessa scena con i tuoi occhi. Ascoltala con le tue orecchie. Percepiscila con il tuo corpo e le tue emozioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in prima persona,
se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress. Ed espirando, rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress. Torna ora a guardare il film della tua vita passata, dotata della qualità che vuoi avere, in terza persona. Come se lo stessi guardando su uno schermo davanti a te. Cambia scena e crea, visualizzandolo, un momento della tua vita da adolescente, dotata di questa qualità. Utilizza le stesse modalità di visualizzazione di prima. Osserva da fuori la tua vera vita passata, che è sempre stata dotata di questa qualità. Cosa sarebbe successo quando eri adolescente? Visualizza una scena felice o di successo, grazie a questa qualità di te adolescente. Scena che hai veramente vissuto, perché la stai creando. Osservala in modo distaccato, come se la stessi guardando su uno schermo, come se fosse un film che viene proiettato davanti a te. La cosa importante è che mentre visualizzi, mentre guardi da fuori il tuo film, ne osservi le immagini, ne ascolti i suoni e ne percepisci le sensazioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in terza persona, se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress. Ed espirando, rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress. Thank you.
Entra ora nel tuo film. Se fino ad ora hai guardato questa scena in terza persona, avvicinati a essa fino a entrare nello schermo. Osserva la stessa scena con i tuoi occhi. Ascoltala con le tue orecchie. Percepiscila con il tuo corpo e le tue emozioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in prima persona, se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress, ed espirando, rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress. Torna ora a guardare il film della tua vita passata, dotata della qualità che vuoi avere, in terza persona. Come se lo stessi guardando su uno schermo davanti a te. Cambia scena e crea, visualizzandolo, un momento della tua vita da adulto, dotata di questa qualità. Una scena che riguarda pochi mesi, o settimane, o addirittura pochi giorni fa. Che riguarda il tuo adesso. Utilizza le stesse modalità di visualizzazione di prima. Osserva da fuori la tua vera vita passata, che è sempre stata dotata di questa qualità. Cosa sta succedendo negli ultimi tempi, ora, grazie al fatto che possiedi questa qualità? Visualizza una scena felice o di successo, scena che stai veramente vivendo, perché la stai creando. In questo caso può essere utile e anzi consigliabile trasformare l'ultima esperienza che hai fatto e che ha avuto dei risultati negativi a causa della mancanza di questa qualità. Riproietta la stessa scena, trasformandola nel successo che avresti avuto se avessi posseduto questa qualità. Come sarebbe andata? Crea la tua nuova variante di realtà, infondendole l'energia del tuo pensiero e della tua immaginazione creativa.
Osserva la scena che stai ricreando in modo distaccato, come se la stessi guardando su uno schermo, come se fosse un film che viene proiettato davanti a te. La cosa importante è che mentre visualizzi, mentre guardi da fuori il tuo film, ne osservi le immagini, ne ascolti i suoni e ne percepisci le sensazioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in terza persona, se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress ed espirando, rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress. Entra ora nuovamente nel tuo film. Osserva la stessa scena con i tuoi occhi. Ascoltala con le tue orecchie. Percepiscila con il tuo corpo e le tue emozioni. Prosegui con questa visualizzazione per il prossimo minuto. Se provi stress o disagio mentre guardi, ascolti e vivi la scena in prima persona, se non ti senti a tuo agio, se provi emozioni negative, agisci con i due vortici della gola e dell'ombelico. Inspirando, incamera nel vortice sotto la gola lo stress. Ed espirando rilascia dal vortice sotto l'ombelico lo stress.
Torna ora a concentrarti sul respiro dai due vortici sotto la gola e sotto l'ombelico. Incamera e rilascia dai due vortici, senza visualizzare niente. Cerca ora di individuare in quale punto del tuo corpo senti maggiormente l'emozione. Una volta che l'hai individuato, unisci a pugno le due mani con le punte dei pollici che si toccano. Per vedere la posizione esatta delle mani, puoi fare riferimento alle immagini in PDF che puoi scaricare all'indirizzo internet che ti ho dettato prima. Tenendo uniti i pugni, punta i pollici su quella zona. Mantieni questa posizione fino a quando non senti di essere completamente in pace e in perfetta integrazione con quella emozione. Posiziona ora le punte dei pollici, con i pugni sempre uniti, al centro della fronte. Mantieni questa posizione fino a quando non senti di essere completamente in pace e in perfetta integrazione con quella emozione. Resta in questa posizione fino a quando non senti che il processo è completo. Infine, riapri gli occhi.